felice di essere qui a Bergamo di nuovo, delle 8 appuntamenti in ricordo dell'avvocato Lucchini, uno l'ho mancato e proprio per questo mi permetto di essere io l'apripista di questo pomeriggio. C'è anche un'altra ragione: i professori di diritto privato in questo momento della storia della Repubblica Italiana godono di un certo favore e quindi, anche se non fossi venuto, diciamo, altre volte alla giornata Lucchini, mi sarei appropriato di questo momento di particolare consensus, no? Che professori di diritto privato, che sono tantissimi, troppi in Italia, hanno. Oggi non parlerò di responsabilità civile, di danni per i quali forse no, mi è stato attribuito la qualità di pirotecnico. Parlerò di un argomento molto dibattuto, anche oggi sul Sole 24 Ore una pagina dedicata a questo tema, che è una riforma importante che è stata compiuta in Italia. La legge delega è la legge delega del 2016, la numero 106, ma soprattutto i decreti codice di terzo settore sono del luglio 2017, pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale del 2017, il decreto 117. Te l'avevo proposto, ho detto parlo di danni, ci sono tante cose interessanti, no, basta danni. Giulio parla di terzo settore. Anche perché non so cosa sia il terzo settore, adesso dovrò sapere finalmente. Non faccio il professor Conte, ci mancherebbe, dico, ma quanti in aula sanno cosa sono gli ETS, enti di terzo settore? Venendo dal magnifico ristorante dove abbiamo fatto uno spuntino, non tanto spuntino, pensavo proprio di chiederlo a voi, dice, quanti conoscono gli enti di terzo settore? Qual è il livello di conoscenza? Sapendo che il livello non è altissimo, ma senza abstinua verbis, perché è giusto che sia così, ho pensato di organizzare il mio discorso. Quanti minuti ho? 35? Sì, 35, 38, che vuoi. Se vedo un po' le laringi che si aprono, i molari, di qualche cosa cerco di avviarmi verso la fine, in sei francobollini. Sai cosa faccio? Mi alzo e vado là, perché mi faccio un po' vedere. Questo trampismo seduto, eccetera, un po' così, ecco così. Non sono Cristina Gardini, ma questo lo sapete. Sei francobollini, per spiegarvi che cosa sono gli enti di terzo settore. Primo francobollino, che cos'è il terzo settore? Secondo francobollino, come era disciplinati gli enti di terzo settore prima di questo codice? E il secondo francobollino porta il nome e cognome del codice civile. Terzo francobollino, ma oltre al codice civile, a disciplinare questi enti di terzo settore che ancora non ho qualificato, c'era una serie disordinata di leggi speciali, quelli che una mia collega molto brava di Ferrara, allieva di Pietro Rescigno, ha definito 15 anni fa in un bellissimo articolo groviglio di leggi speciali. Legge sul volontariato, legge sull'APS, legge sui teatri lirici, legge sulle cooperative sociali, legge sulle fondazioni bancarie, tutto un groviglio di leggi speciali. Quarto francobollino, perché si è fatto il codice di terzo settore? Quali sono le caratteristiche di questo codice di terzo settore? Nel quarto francobollino parlerò delle figure di enti di terzo settore, come sono definite nel codice. Nel quinto francobollino, Ettore, finalità e attività di interesse generale degli enti di terzo settore. Sesto francobollino, chiudo con la parte che sta più sulla pancia al mondo del terzo settore, cioè i controlli. Controlli. Sei francobollini, ci siamo? Vi siete appuntati? Primo francobollino, terzo settore. Cosa si individua per terzo settore? Diciamo, per terzo settore noi possiamo dare una definizione molto lasca di tutti gli enti intermedi tra Stato e individuo, tra Stato e persone fisiche, noi, no? Disciplinati dal diritto privato e quindi non appartenenti né al diritto pubblico amministrativo, enti pubblici, regioni, province, comuni, articolazioni territoriali minori, eccetera, e diritto commerciale, cioè società,
e cioè, usando un'espressione con la quale ci sciacquiamo la bocca anche in Italia, profit, no? Business profit corporation. Noi definiamo terzo settore gli enti di diritto privato non aventi caratterizzazione pubblicistica, non aventi caratterizzazione commercialistica. Terzo settore, forza, chiedetemelo, ma perché terzo? Terzo rispetto a che cosa? Terzo rispetto a che cosa? Terzo rispetto al primo e al secondo settore, che sono definiti come i settori dello Stato, diritto pubblico, e della economia capitalistica, diritto commerciale, cioè società per azioni. Terzo settore, fino a questa riforma, voluta, lo devo dire, molto fortemente da un cittadino di Firenze che non ha goduto di molta fortuna negli ultimi mesi, ma è stato il signor Matteo a lanciare la necessità di una riforma del terzo settore a Lucca nel 2014. Lucca è una città, è una delle poche città bianche di una regione, come voi sapete, la Toscana tradizionalmente rossa. Bene, a Lucca c'è un centro del volontariato nazionale, il più forte italiano, e Matteo, andando a Lucca nel 2014, lanciò la necessità di una riforma generale del terzo settore. Ma terzo settore fino al 2016 non aveva, visto che parlo a un pubblico di avvocati, non aveva una rilevanza normativa. Era un'espressione che noi usiamo, ma non dotata di giuridica rilevanza. Terzo settore fu per la prima volta individuato e creato come espressione in inglese third sector nel 1973, quando un sociologo americano di origine israeliana, Etzioni, pubblicò sul Journal of Public Administrative Law un articolo rimasto famoso nella storia del terzo settore. Si chiamava Third Sector and the Role of the Welfare State. Per la prima volta compare il nome di terzo settore, no? Ma torniamo a noi. Terzo settore rispetto a che cosa? Rispetto allo Stato e rispetto al mercato, rispetto all'ente pubblico e rispetto alla società per azioni. Ruolo importante? Ruolo marginale? Molto marginale il ruolo del terzo settore, fino a quando è sempre difficile, cari colleghi orobici, è sempre difficile immaginare una bandierina temporale e dire, no, da questo momento cambia il mondo. Ma il terzo settore acquista una capacità propulsiva, dinamica, di promozione, Ettore, credimi, incredibile, negli ultimi 20 anni del XX secolo, quando si verificano due fenomeni di crisi. Gli economisti parlano di fallimento, ma non nel senso del Regio Decreto del 1942, eccetera, eccetera. Fallimento dello Stato e fallimento del mercato. Fallimento dello Stato, no? Uso l'espressione inglese, government failure, fallimento del governo, no? In americano o in inglese si usa più che state, government failure. Entra in crisi lo Stato, c'è questa crisi dello Stato perché? Perché lo Stato del XX secolo in America, ma soprattutto in Europa, è uno Stato di welfare, è uno Stato che ridistribuisce ricchezze. La legge è il volano attraverso il quale si distribuisce ricchezze. E questa distribuzione di ricchezza può avvenire con successo, con efficacia, quando ci sono, no, una sufficiente provvista finanziaria, economica. E il prelievo fiscale sul quale il welfare state si basa era arrivato a dei punti di non ritorno, no? Lo Stato si, come una sorta di caporetto, no? Si ritrae, diventa più leggero, occupa sempre meno spazi rispetto a questo imperialistico sogno di dominare infiniti territori dell'agire sociale. C'è un fatto che, un episodio italiano per dimostrare la patologia italiana, i panettoni, Motta e Alemagna. Ora a Verona, mi dicevano venerdì in Cattolica Assicurazione, dove ho fatto una lezione, è stata dichiarata fallita la Melegatti, no? Ma pensate agli anni 70-80 in Italia, falliscono Motta e Alemagna, a Milano, no? Può lo Stato italiano sopravvivere senza un panettone?
È indispensabile il panettone per gli equilibri dello Stato italiano. Lo Stato italiano deve fare altro. Lo Stato italiano deve difendere i propri confini, educare i propri figli, avviare all'università, curare la salute degli italiani. Panettone non è decisivo. Vengono irizzati il panettone perché lo Stato non può permettere che momenti così importanti come il panettone venga perduto, no? Significa un'invadenza dello Stato, un imperialismo dello Stato che non ha uguali, no? È un episodio della patologia dell'invadenza dello Stato. Lo Stato si ritrae, diventa più leggero e lascia spazi. Lascia spazi anche la forma giuridica organizzativa capitalistica per eccellenza, la SPA, la società per azioni. Lascia spazi perché, no, è profit, lo sappiamo, abbiamo tutti studiato il 2247, ma non riesce a entrare la società per azioni in tutta una serie di territori nei quali non riesce a realizzare profitto, perché per tantissime ragioni è un compito questo più che di un giurista, di un economista, no? Un professore di Yale col quale ho studiato quando frequentavo più frequentemente e veramente le università americane. Non volevo assolutamente. Anche perché quello del curriculum lo trovo veramente un accanimento terapeutico, cioè un accanimento terapeutico, non meritava tutto questo scandalo. Beh, questo professore di Yale, il cui libro è stato tradotto anche dai tipi del mulino, si chiama Harry Hansman, no? Ed è un professore di grandissima bravura, purtroppo sta molto male in questo momento, e lo conosco molto bene perché gli ho presentato quello che sarebbe diventato la moglie, ma questo è giuridicamente irrilevante. Hansman spiega che il mercato non riesce a entrare, la società per azioni non riesce a entrare in determinati settori perché c'è una simmetria informativa, perché c'è situazioni tali per cui non funziona il meccanismo nel mercato. Quali sono questi esempi? Tanti. La cultura, la ricerca, l'assistenza ai disabili, la sanità, lo sport, tantissimi. La SPA non funziona, no? Se mi avete seguito, e dovete avermi seguito perché parlo da 10 minuti, ma arrabbio se non mi avete seguito, lo Stato diminuisce, il mercato non ce la fa a crescere. Questo spazio, chi lo occupa? Lo occupa il terzo settore. Volete usare un'altra espressione? È quella di un sociologo italiano, Paolo Donati, bolognese molto bravo, che parla di privato sociale. Volete usare un'espressione, l'ho già detto, non profit organization, no? Piace questa espressione, non profit organization. Sì, io faccio anche l'avvocato a Milano. Quando ero più giovane e più povero, no? Degli amici sono venuti e dice: vorremmo che tu facessi lo statuto, l'atto costitutivo di due associazioni, eccetera. Metto lì, faccio qualche ora, butto giù lo statuto. Dice Giulio, io mi chiamo Giulio, dice: possiamo mettere nella denominazione non profit? Dice: associazione per la cultura, per l'associazione museale non profit. Dico: guarda, siete già non profit, il lucro non lo potete distribuire all'interno. Sì, ma è molto sexy mettere nella denominazione non profit, è molto accattivante, no? No? Enti di terzo settore, no? Terzo settore sta a indicare ciò che non è mercato e ciò che non è Stato. Ci siamo? Come venivano disciplinati, secondo Franco Bollino? Come venivano disciplinati? Questi enti, Francesca cara, venivano disciplinati nel codice civile. Dai, torniamo al diritto privato, no? Primo libro del codice civile, articoli 11 e 42 del codice civile. Lì ci troviamo un sintagma che dice associazioni, fondazioni e altre istituzioni di carattere privato. Dice l'articolo 12, il codice civile del 1942 amava i corpi intermedi tra Stato e individuo? Li amava? Assolutamente no. Ostile, ostile, come era ostile la legislazione napoleonica, come era ostile la disciplina contenuta nel codice civile, perché davano fastidio, no? Davano fastidio tra Stato e individuo avere corpi intermedi che potevano allentare, ridurre il controllo che lo Stato vuole avere su ogni singola manifestazione di vita dei propri associati, no? Dice
prof, ci faccia degli esempi per vedere com'era ostile, perché era ostile. Dai, ricordiamocela. Come veniva attribuita la personalità giuridica secondo il codice civile nel 1942? Poi è cambiata con Bassanini nel 2000, ma per 58 anni la personalità giuridica veniva concessa dal notaio che stipula l'atto, prefetto, ministero a Roma, parere del Consiglio di Stato, obbligatorio ma non vincolante, Consiglio di Stato, Presidente della Repubblica, decreto del Presidente della Repubblica, pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Tempi medi, dai 3 ai 5 anni. Veniva da te, Ettore, uno che voleva fare un'associazione, una fondazione, che aveva voglia di incominciare attività, di promuovere, eccetera, e diceva, ma io voglio incominciare subito. E tu come rispondevi? Certo che puoi iniziare subito. No, non mica aspetta Mattarella, il DPR sulla Gazzetta Ufficiale, puoi iniziare subito. Però se inizia subito e se ci sono debiti, lei è personalmente responsabile. Meglio, allora meglio che aspettiamo i 4 anni. Sa che cosa ci faccio? Non la faccio proprio una fondazione. Faccio altro, personalità giuridica, tempi biblici. Poi c'è un articolo 17, i più giovani siete scordati perché è stato abrogato questo articolo 17, 20 anni fa, sempre dalla legge Bassanini, era l'autorizzazione all'acquisto e all'accettazione di donazione eredità, era una legge cavuriana, la legge Siccardi, che Camillo Benso, ve lo ricordate quello, no? Camillo Benso aveva introdotto per controllare la Chiesa, per evitare la mano morta ecclesiastica. Dice, tu ente ecclesiastico vuoi ereditare dalla ricca aristocratica che ti lascia appezzamenti di terra? Passi da me, perché sennò tu non coltivi niente. Io vengo dalla scuola liberista manchesteriana, articolo 17, poi abrogato. E articolo 600, 786, anch'essi abrogati. Poi c'erano dei controlli che non funzionavano. Il codice civile non era la disciplina ideale. Tantissime volte l'ultimo arrivato, che sono io, sono stato anch'io alla fine degli anni 90 nominato membro di una commissione di riforma del codice civile dalla ministra Livia Turco, no? Due riunioni con 25 persone, farneticante, niente, non si è fatto niente, no? Non si è fatto niente il codice civile. Perché si è andata avanti? Perché i gruppi intermedi tra Stato e individuo sono cresciuti per arrivare, come diceva il Sole 24 Ore stamani, a 336.000 unità? Perché c'era la forma giuridica delle associazioni non riconosciute, articolo 36, 37 e 38, che rappresentavano un polmone di libertà per tutto il mondo associativo, solo che c'è il problema della responsabilità, no? I partiti politici della Prima Repubblica lo sanno bene, responsabile, fondo comune era insufficiente, responsabile coloro che agivano in nome per conto dell'ente, ma non il segretario Tanassi, Zanone, eccetera, ma quelli che andavano a firmare in banca il contratto di finanziamento. Si proteggevano bene, caro Ettore, i nostri politici della Prima Repubblica. Il codice civile non funziona. Passo al terzo francobollino. Cosa succede? Succede che il codice civile non si cambia se non con le riforme abolitorie, abrogative e demolitorie. Ho raccontato l'abrogazione del 17, 600, 786. E allora si dà parte un fenomeno che Maria Vita De Giorgi, che è questa mia collega bolognese che ricordavo prima, chiama groviglio di leggi speciali. Le varie figure, le figure più importanti di enti intermedi tra Stato e individuo bussano al legislatore, ehi, no? Numero 800, mi dai una leggina per me, no? E il legislatore è sempre generoso nel riconoscere degli statuti normativi privilegiati. Anche ha ragione. Presidente Siniscalchi, anche ha ragione, perché era giusto disciplinare, solo che c'è la legge sul volontariato quadro del 1990, le leggi regionali di attuazione, poi c'è la legge sulle associazioni di promozione sociale del 2000, poi c'è le leggi sulle cooperative sociali, poi c'è le leggi sulle imprese sociali, poi c'è le leggi sulle fondazioni bancarie, poi c'è le leggi sui teatri lirici, poi c'è le leggi sulle fondazioni universitarie, insomma, è un caos. Perché spesso queste leggi, no, dettano tra di loro disposizioni conflittuali, no? Certe volte è difficile ricondurre la singola figura all'interno delle ODV, all'interno delle APS. È veramente un caos. Un caos aggraviato dal fatto che il legislatore tributario, invece di fare
quello che spetta di fare al legislatore tributario, cioè stabilire le imposizioni fiscali, i prelievi fiscali. Cosa fa il legislatore fiscale? Entra a gamba tesa, la Benetti, no? Si direbbe, secondo un codice calcistico, no? Nella disciplina civilistica. Il legislatore tributario, col decreto 460 del 96, crea questa nuova figura, che non è una nuova figura, ma da tutti viene percepita come una nuova figura di onlus. Onlus non è una nuova figura di ente non profit, è una caratterizzazione fiscale, no? Alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale spetta uno ius speciale tributario perché esercitano finalità che il legislatore, la comunità sociale, ritiene più meritevoli di tutela, più meritevoli di protezione di altri ordinamenti. Ma lo fa il legislatore tributario, dicendo tu puoi diventare onlus se nello statuto c'è scritto questo, se nello statuto c'è scritto quest'altro, eccetera. Non va bene, quello aspetta il legislatore civilista. Insomma, manteniamo un po' di, no? Di primazia nelle discipline giuridiche. Al primo posto chi c'è? Diritto privato, diritto civile. Al secondo posto, professor Cupelli, diritto penale. Però penale già, è un po' la materia del, no? Scusami Ettore, del fango, del pantano, del sangue, eccetera. Poi c'è, terzo posto, il diritto amministrativo, che è la materia del nulla, cioè praticamente, no? Però primo posto è diritto privato, diritto civile. A che minuto siamo, Ettore? Vai, vai. No, insomma, vado, non posso allagarmi. Volevo rifare per essere didatticamente chiaro e magari, chissà, da qualche anno anche candidarmi, no? in qualche lezione. La portinaia dello stabile in via Compagnoni 31, così sapete anche il mio indirizzo, una settimana fa ha detto: professor, ma lei insegna diritto privato? Sì, perché non hanno pensato a lei come... lasciamo stare, io so fare questo, no? Cerco di farlo decentemente bene. Primo francobollino, titolo in coro, terzo settore. Cosa si intende per terzo settore? Espressione non giuridica ma aziendalistica economica, fino al 2016. Come erano disciplinati? Come erano disciplinati queste organizzazioni intermedie tra Stato e individuo? Codice civile, con una impronta ostile, poco incentivante, poco rispettosa dell'autonomia. Meno male che ci sono stati gli articoli 36, 37 e 38. Groviglio di leggi speciali, manifestazione che io chiamo di degenerazione dello Stato corporativo, in cui uno si presentava e gli davano una leggina, no? Voglio dire, ma tanto caos. Capisco che è un settore che io ho studiato da sempre, come sa Francesca, ho fatto anche un corso a Brescia i primi anni fa sugli enti senza scopo di lucro, fatto anche in manuale Giappichelli. È un settore dove si litiga poco, no? No? Non ci sono grandissimi contenzioso. Uno dei campi dove si è formato contenzioso, oltre l'articolo 38, cioè la responsabilità di chi ha agito in nome per conto, è l'esclusione del socio. L'esclusione del socio, no? I partiti politici della Prima Repubblica, no? Appena uno, presidente Siniscalchi, assumeva una posizione, no? Alternativa, veniva cacciato, escluso, è l'articolo 24 del Codice Civile che diceva si esclude per giusta causa, no? E ora, no? I nostri amici pentastellati hanno conosciuto un momento di contenzioso giudiziario, perché loro internamente hanno una giustizia molto sommaria, no? E diverse persone sono state escluse dall'organizzazione dei 5 Stelle senza molte regole, senza molto contraddittorio. Sono andati in tribunale con un 700 a chiedere la tutela, no? Reintegratoria da parte del socio, perché l'esclusione non era assistita nella giusta causa, e hanno avuto parzialmente ragione. Questi sono i momenti principali, come una piccola lezione. Arriva il codice del terzo settore, no? Per mettere ordine. Il codice, l'espressione codice, è ancora, no? Porta con sé l'idea di un ordine. Dice: c'è un caos normativo, io voglio sistemare questo caos normativo. Dare cioè una disciplina
a questi enti intermedi tra Stato e individuo, disciplinati dal diritto privato, non disciplinati dal diritto pubblico, non disciplinati dal diritto commerciale, che siano, no, tendenzialmente unitari. Questa è l'immagine del codice di terzo settore votato dal Parlamento italiano nel 2016. È una legge delega. Nella precedente legislatura, piaccia o non piaccia, è stato fatto un uso e un abuso di legge delega. E si capisce anche ex post la ragione per la quale certe volte si è fatto un abuso di legge delega, no? Giusto per dire, io porto a casa un risultato, la legge, poi una legge delega che conoscerà 12, 14, 16, 18 mesi di implementazione, ma intanto porto a casa il risultato normativo. Se devo aspettare di avere una legge completa, compiuta, articolata in tutti i suoi momenti, non faccio più leggi. E l'esempio, eccolo qua, la nostra new entry, la legge Gelli Bianco, di cui parlerà naturalmente anche dal punto di vista penalista il professor Cupelli, è un esempio chiarissimo, no? Uno dei problemi della, così faccio un po' di trespass, no? In materia di Gelli Bianco, uno dei problemi gravissimi in materia di Gelli Bianchi sono i decreti assicurativi, no? No? L'assicurazione che non esiste, nella legge Gelli Bianco si è detto entro 120 giorni il governo emanerà decreti per cercare di rivitalizzare il mercato assicurativo, di fissare ABC, altro che 120 giorni, no? Il rischio delle leggi deleghe è quelle di non arrivare mai a un punto di completamento, no? E questo è anche un rischio della legge di cui stiamo parlando, perché c'è, pagina del 24 ore di oggi, molto interessante, c'è il problema del registro, di cui parlerò, del registro degli enti di terzo settore ancora non attuato. Comunque andiamo per ordine. Codice di terzo settore, legge, decreto, scusate, del luglio 2017, numero 117, che fissa innanzitutto, primo punto, chi sono gli enti di terzo settore? Gli enti di terzo settore, articolo 4, se qualcuno, tanto l'Atalanta stasera non gioca, e quindi potete anche prendere testi normativi stasera, io invece stasera sono impegnato con la mia Olimpia. Sono enti di terzo settore le organizzazioni di volontariato, banale Giulio, c'erano già prima, le associazioni di promozione sociale, c'erano già prima, gli enti filantropici, grande novità normativa, enti filantropici. Non avevano disciplina normativa, eppure sono molto diffusi, svolgono una funzione erogativa, importante, in alcune città. Le imprese sociali c'erano già, ed è stato un fallimento, c'è un decreto a latere del codice del terzo settore che ridisciplina le imprese sociali per cercare di fare decollare questo strumento molto importante. Le imprese sociali, incluse le cooperative sociali che c'erano già, le reti associative, sono enti di terzo settore, ETS come si dice, le reti associative, altra realtà normativa. Le società di mutuo soccorso, che qua e là, come ricordo di un socialismo liberale, umanitario, esistevano in tante società, diventano enti di terzo settore. E poi le associazioni, eccoci, riconosciute non, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato. Quindi è una tassonomia degli enti di terzo settore abbastanza articolata. Approvato il decreto, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Presidente Siniscalchi, squilla il telefono. Ehi, ci avete dimenticato? Chi sono? Dall'altra parte del cornetto. Tante associazioni non prese in considerazione dall'articolo 4. Ne cito una per tutte, perché è molto diffusa. Le associazioni dilettantistiche sportive. Dice, ci avete dimenticato? Oddio, come si fa? E come si fa, colleghi? Si utilizzano gli strumenti di una sana e corretta interpretazione dei testi normativi. Mi hai seguito, Ettore? Sì. E gli altri enti di carattere privato. C'è un principio di tipicità o un principio di atipicità? C'è un principio di atipicità, altri enti di carattere privato, sempre che rispettino, me lo dirò dopo, la finalità civica, solidaristica e di utilità sociale. Non sei stato menzionato, il legislatore se n'è dimenticato?
No? Al tavolo del Ministero del Lavoro, che è l'organismo tutorio che svolge una funzione di controllo degli enti. Ci siamo dimenticati, perché c'ero anch'io nella commissione, no, che ha implementato la legge delega, ci siamo dimenticati, però abbiamo trovato una salvaguardia. Altri enti di carattere privato. Non sono enti di terzo settore i partiti politici, i sindacati, le associazioni professionali dei datori di lavoro e professionali in genere, gli ordini evidentemente, ovvio, non sono, e questo mi è molto dispiaciuto, non sono enti di terzo settore le 88 fondazioni bancarie. Perché? Ma porca miseria, le fondazioni bancarie, sentite? Non tanto? Funziona qui? Sì. Però più vicino, il microfono è insidioso. Le fondazioni bancarie sono e svolgono attività socialmente utile, no? Dopo la legge Ciampi-Pinza del 1998 e i decreti di attuazione del 1999, le fondazioni bancarie sono importantissime, sono un po', usando l'espressione economico-finanziaria, la merchant bank del terzo settore, perché sono ricche, perché, no, finanziano vari settori. E perché sono state escluse, Ettore? Perché sono state escluse? Secondo me perché l'aggettivo bancarie ha avuto la meglio sul sostantivo fondazione. Bene o male, una parte dell'opinione parlamentare ha ritenuto che, insomma, le fondazioni bancarie fossero in qualche modo partecipi e corresponsabili dei gravi disastri che si sono avuti nel sistema bancario. Quindi dice, tu non sei ente di terzo settore. Questi sono gli enti di terzo settore, articolo 4 del codice. Quinto, francobollino. Perché siano enti di terzo settore, gli enti devono necessariamente avere una finalità che viene definita civica, solidaristica e di utilità sociale, scusate, senza scopo di lucro. Civiche, solidaristiche, di utilità sociali, senza scopo di lucro. Quindi, attenzione, non profit, essere non profit, non avere cioè scopo di lucro. Poi dirò come si deve intendere, immagino che lo sappiate, ma lo riconfermiamo in questa sede, lo scopo di lucro. Non basta essere non profit, c'è bisogno di un quid pluris, c'è bisogno di più. La legge è importantissima perché recupera su questo momento un'importanza dell'elemento teleologico, dell'elemento finalistico, che prima era completamente assente nella legislazione italiana. Ho fatto riferimento alla legge Bassanini del 2000, con la quale si è modificato il sistema di attribuzione della personalità giuridica. Ve lo ricordate? Da nazionale si è passati a provinciale, con una riduzione dei tempi incredibili, dai 3, 4, 5 anni biblici di cui parlavo prima, si è passati a 4, 5, 6 mesi, no? Per l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche private presso la provincia. Bene, la stessa riforma Bassanini modifica il codice civile ritenendo che lo scopo delle associazioni e fondazioni sia, qui mi vedete un pochino ridere, sia uno scopo, ve lo ricordate questa norma del codice modificata da Bassanini, sia uno scopo, devono avere uno scopo lecito e possibile. Bassanini, tu sei professore di diritto pubblico, ma se tu non avessi scritto scopo lecito e possibile, gli enti potevano fare finalità illecite e impossibili secondo i principi generali. Hai dato un sostanziale aiuto nella risoluzione di infiniti problemi, a dire lo scopo no, lecito e possibile. È veramente una formula sbiadita. Nella mia Toscana si direbbe sciapa, no? Assolutamente senza. Invece guardate la rivoluzione, questo è importante, chiedo la vostra attenzione. Si esige una finalità civica,
solidaristica e di utilità sociale, senza scopo di lucro. Senza scopo di lucro. E lo scopo di lucro, cari colleghi orobici, l'ipotesi in cui vedete l'assemblea di un'associazione o di una fondazione riunirsi per i conti di fine anno, di fine esercizio e dire: ehi là, quest'anno è andato bene, ricavi 100, costi 90, abbiamo 10 di utile, no? Che dici, Ettore? Ce li portiamo a casa 10? Siamo due soci, no? Questa formula, quante probabilità ha di verificarsi? Nessuna. Nessuno pensa che ci possa essere un utile da distribuire, che ci sia un utile oggettivo, ben volentieri, anche se il terzo settore è perennemente in rosso, no? Il terzo settore è perennemente in rosso, ma quando è che si verifica l'elusione dell'obbligatoria non distribuzione di utile? Quando è che può verificarsi? Non ai momenti, ai conti di fine anno, credetemi, proprio ipotesi assolutamente improbabile. Quando è che si verifica? Si verifica in tutta una serie di piccole operazioni, e cioè viene assunto il direttore centrale, oppure il presidente, no? Votano per il presidente un onorario, un emolumento che è molto al di sopra di quello che è il fair price, il market price. Oppure, no, ai dipendenti, ai lavoratori, a qualche dipendente, a qualche lavoratore viene riconosciuto per le sue capacità, indubbie, ma un compenso che è molto superiore a quello previsto nei contratti collettivi. Oppure io sono la Fondazione Ponzanelli, c'è la SPA Ponzanelli, vado a comprare dalla SPA Ponzanelli tutta una serie di cose, però a prezzi molto più alti. Io non darò mai un utile, però l'elusione è l'articolo 8 del decreto legislativo 117, individua le ipotesi di possibile elusione, dell'obbligatoria non distribuzione di utili. Finalità, Francesca, ma non ho finito, attività, l'ente di terzo settore, l'ETS, impariamo questo acronimo, deve esercitare attività di interesse generale, dice la legge delega del 2016. Porca miseria. E come implemento questa norma della legge delega? Attività di interesse generale, no? Sono quelle clausole dal perimetro largo, no? E Ettore, a mio modo di vedere, ci sono due possibili modi di implementare l'attività di interesse generale. O mantenere un'espressione: l'ente esercita attività di interesse generale, no? Non dire nulla. Aspettare poi che alla fine ci sia un organo decisore, commissione tributaria, presidente X, commissario, eccetera, che dica: ma questa non è attività di interesse generale. Questo è tutt'altro, caro prof. Questo è tutt'altro. Ma voi capite che questo sistema comporta incertezze. Fino a quando non c'è la decisione di qualcuno, non si sa esattamente il perimetro di riferimento dell'attività di interesse generale. La commissione che ha studiato l'implementazione del codice del terzo settore ha scelto una strada coraggiosa, audace, quella di definire ex ante i tipi di attività di interesse generale che l'ente deve svolgere per godere di tutti i vantaggi. Sono tanti i vantaggi di cui gode la categoria degli enti di terzo settore, no? E se voi andate a leggere stasera, no, l'articolo 5 del decreto, vedete che ci sono addirittura 26 sottotipi di attività di interesse generale. Si è cercato di, ho detto prima, ambiziosamente, di ex ante, di predisporre una lista sufficientemente articolata e nutrita per dire: questo, se fai questo, godrai dei vantaggi fiscali. E qualcuno potrebbe dire: ma se vi siete dimenticati qualcosa, se, no, in un Pantarei Eracliteos nascono nuove figure di attività di interesse generale, che succede? No? La legge prevede che se a un certo punto avranno giuridica rilevanza nuove modi d'essere di attività di interesse generale, si vada dal Ministero del Lavoro e si dica: c'è la 27esimo sottotipo di attività di interesse generale, giudica tu se questa sia
meno generale degli altri tipi e quindi possa legittimare l'ente di terzo settore a godere dei benefici. Quindi importantissime finalità e importantissime attività. Sesto francobollino, e vado a chiudere, c'è ancora sì, due minuti? Sì, sì, controlli. Controlli è, l'ho detto alle 15.05 quando ho cominciato a parlare, è il sostantivo che dà più fastidio agli enti di terzo settore. Fammi il mal di pancia. Dice, mi vuoi controllare? Ma io sono la parte nobile della società civile. Io, no? Leggetelo, l'ho letto venendo da Bergamo, l'inserto del Corriere della Sera del martedì. Buone notizie, no? È tutto dedicato a cosa fanno i tantissimi enti di terzo settore. Noi facciamo, noi diamo buone notizie. Noi abbiamo una mission, noi abbiamo un'identità, siamo la parte buona dello Stato. Dice, non ci controllare. No, questo approccio è sbagliato. Ti dobbiamo controllare. Ti dobbiamo controllare. Certo, però, i controlli non sono più quelli napoleonici del 1942, l'autorizzazione agli acquisti, eccetera, eccetera. No, i controlli sono diversi. Come avvengono i controlli? I controlli c'è un momento iniziale. Quello che vi interessa, forse vi interessa direttamente tutte le associazioni con le quali siete in contatto. Se un'associazione oggi vuole diventare ente di terzo settore, deve fare un make-up statutario, deve fare alcune revisioni statutarie, e cioè a livello di attività, a livello di finalità, guardare, no, le linee guida del codice e cambiare lo statuto, con l'assistenza del notaio, in alcuni casi senza l'assistenza di un notaio, in altri casi. Quindi è il notaio o il professionista che assiste l'ente che cerca di, no, di, in inglese si dice compliance, no, di dare uno statuto che sia in conformità con le linee guida del codice del terzo settore. Poi c'è un altro controllo successivo che è il controllo del registro, il registro che ancora purtroppo, no, non è stato attuato. Al Ministero del Lavoro c'è uno degli artefici del contratto, come voi sapete, spero che prenda, si rimbocchi le maniche per attuare il registro, registro nazionale del terzo settore. L'ente di terzo settore, per godere di tutti i benefici fiscali, io non sono un fiscalista, no? Per cui dovreste chiamare un fiscalista per farvi spiegare tutti i benefici fiscali, sono tanti, sicuramente più generosi rispetto all'impianto normativo precedente. C'è un registro che raccoglie tutti gli enti di terzo settore per settore, cioè volontariato, APS, reti associative, enti filantropici, e attinge, vedono, si può vedere quello che fanno, no? Si può vedere se quello che fanno è conforme all'attività di interesse generale. Uno strumento potentissimo di divulgazione e di conoscenza del mondo. Poi c'è un ultimo controllo che è quello del Consiglio Nazionale del Terzo Settore, no? Già instaurato dal governo Gentiloni, che prevede una fortissima rappresentanza degli enti di terzo settore, no? Delle varie associazioni del terzo settore, che dovrebbe svolgere una funzione propulsiva, no? Di aiuto al terzo settore, aiuto normativo, aiuto finanziario, cioè cercando di dare indicazione per la crescita del terzo settore. Questo è un controllo quindi non napoleonico, no? Non corporativo, ma un controllo volto a potenziare l'azione degli enti di terzo settore. Vado a chiudere con una brevissima conclusione. Oggi in Italia, giugno 2018, esistono due tipi di enti intermedi tra Stato e individuo. Non c'ho una lavagna, no? Francesca sa bene che uso molto la lavagna in classe. Questo è il cerchio concentrico più grande. No? Questo è enti intermedi tra Stato e individuo, è più grande. Ci sono le associazioni che non sono del terzo settore, le fondazioni che non sono del terzo settore, i partiti politici, i sindacati, le fondazioni bancarie. Perché c'è una massiccia presenza di enti che non sono enti del terzo settore. Poi all'interno di questo cerchio c'è un cerchio più piccolo, è enti di terzo settore. Sono gli enti di terzo settore che sono caratterizzati teleologicamente a livello di attività con quelle figure di cui ho brevemente descritto,
La dualità di cerchi non è indice di disordine normativo. I due cerchi rappresentano due tipi diversi di organizzazioni collettive. L'auspicio, la speranza di chi vi ha parlato per 45 minuti, scusatemi se ho preso qualche minuto, è che naturalmente questo cerchio più piccolo possa lievitare, crescere, espandersi, non annullando il cerchio più grande, perché questo cerchio più piccolo è, no, la parte più buona, migliore degli enti di organizzazioni intermedie. Grazie per l'attenzione. Grazie Giulio. Grazie. Chiaro, divertente ed esaustivo. E quindi, dai, divertente comunque, basta vederti anche gesticolare e uno comunque ha già una partecipazione emotiva alla tua, al tuo dire. Grazie davvero, finalmente abbiamo cercato di capire qualcosa di cosa sono gli ETS. E vabbè, vedremo poi in futuro quello che ci sta per ammannire il nuovo governo e vedremo cosa ci... Soprattutto anche perché molti di noi sono interessati a questi ETS. Pertanto, ecco, saluto l'avvocato Bruni che se ne va, grazie, ciao Roberto, e comunque saremo interessati proprio per quello anche nelle minute così attività di, diciamo, di interesse sociale che sono diverse da quelle che svolgiamo professionalmente, che molto spesso ci creano qualche problema, ma che affrontiamo volentieri perché sono attività dirette alla cultura, dirette alla conoscenza, dirette all'ampliamento di quelle che sono attività parallele a quelle professionali. La parola a Cristiano Cupelli, che già l'anno scorso ci aveva dilettato su una legge che allora era la legge Balduzzi e adesso è diventata la Gelli Bianco.